Haiti è una repubblica situata sull'isola di Hispaniola, nelle grandi Antille del Mar dei Caraibi, e confina a est con la Repubblica Dominicana. Un tempo colonia francese, è indipendente dal 1804. Haiti è uno dei paesi più poveri al mondo, dove l'ennesima crisi politica sta lacerando un popolo già al limite della sopravvivenza. I disoccupati rappresentano oltre il 60% della popolazione e la maggioranza degli haitiani, quasi tutti di origine africana, vive di un'agricoltura di sussistenza. A Mar Rouge, nel nord-ovest del paese, dal 2004 è attiva l'associazione Action Gasmi, impegnata nel sostegno ai bambini portatori di handicap e alle loro famiglie. Action Gasmi ha cominciato con l'attenzione ai bambini malati, quindi cercando, ed è poi l'azione principale, la ricerca attraverso una rete che si è progressivamente aumentata, cominciando appunto da Gasmi, un bambino, e poi si è allargata, oggi coinvolge circa un migliaio di bambini malati con disabilità che sono presenti sul territorio. Quindi la prima azione è stata un'azione di ricerca, la seconda un'azione di formazione. Le famiglie si raccolgono e si insieme trovano le soluzioni per i loro bambini malati. La terza azione, sempre in campo sanitario, è stata quella di formare delle persone della comunità che si potessero dedicare ai bisogni assistenziali e riabilitativi di questi bambini. Progressivamente si è aperto all'aspetto educativo, quindi formazione degli insegnanti e poi progressivamente inserire dei bambini con disabilità nelle scuole. Perché nelle scuole haitiane di qualsiasi tipo, sia quelle statali che quelle private, per accedere alla scuola, per esempio, ci vuole un prerequisito necessario, camminare. Un bambino che non può camminare non può accedere a scuola, tantomeno un bambino che non ha delle capacità cognitive adeguate. Chi l'abbiamo preso che non camminava aveva, e che quindi non poteva andare a scuola, l'abbiamo riabilitato intensamente, gli abbiamo permesso di andare a scuola. Quindi la riabilitazione cambia anche le prospettive di vita di una persona, perché gli permette un percorso anche formativo che poi può essere anche di reddito da adulto, quindi è proprio la trasformazione delle prospettive di vita. Aumentare la dignità di queste persone come segno, un segno molto importante da Padre Noli in poi, di portare i disabili in prima fila durante le messe domenicali. Quindi tutta la comunità si attiva in modi più disparati, con le carriole, con l'asino, con le moto, eccetera, per portare questi bambini e queste persone con disabilità in prima fila a messa, e questo come segno della comunità attorno a questa idea della disabilità come sorgente di amore. Action Gasmi opera coinvolgendo attivamente le famiglie dei bambini, responsabilizzandole nell'aiuto offerto ai piccoli, aiutandole a farli sentire accolti e valorizzati. In questo modo le famiglie sperimentano la forza dell'amore, allargano le proprie capacità di visione e riescono a introdurre i bambini nella comunità senza condizionamenti negativi e favorendone l'integrazione. Per questo il sostegno alle famiglie è uno dei pilastri dell'associazione e passa anche attraverso la creazione di nuove opportunità di lavoro. Nella zona il problema dell'acqua è un problema molto significativo. Acqua contaminata genera malattie, quale ad esempio il colera. Allora Action Gasmi ha pensato di offrire alla comunità un'acqua depurata. Si compreranno dei macchinari per depurare quest'acqua, che verrà venduta grazie al lavoro di depurazione che le famiglie dei bambini con disabilità faranno. Oltre a questo tipo di attività ce ne sarà una seconda, sarà quella della vendita di ghiaccio e di ghiaccioli, prodotto molto ben gradito nella zona ma che non ha ancora mercato. Quindi c'è questa finestra per assicurare un'ulteriore entrata a queste famiglie in stato di necessità.
Ufficio Diocesano per la Pastorale Missionaria e Caritas Ambrosiana propongono per la Quaresima di Fraternità 2020 il progetto «Per rinforzare la speranza». Sono necessari 25.000 euro, che serviranno per acquistare i macchinari per la potabilizzazione dell'acqua e per creare una nuova attività generatrice di reddito per la produzione di ghiaccio e ghiaccioli. Action Gas Me oggi ha bisogno di un passaggio successivo, che è quello verso l'autonomia. In questi anni sicuramente è stato sostenuto anche sia a livello economico e anche a livello, diciamo, formativo dall'Italia, dall'estero, attraverso anche la presenza di tanti volontari. Oggi ha bisogno di fare un salto ulteriore e di diventare autonomo. E questo percorso è già iniziato, mettendo le famiglie dei bambini con disabilità al centro di una serie di progetti lavorativi che possano permettere sia alle famiglie un reddito, sia alla comunità di sostenere economicamente le spese legate alle cure e all'educazione dei bambini con disabilità. Questo credo che sia il momento proprio di fare un passo verso l'autonomia.